Tessiclone Shop, iscriviti al canale, mettete mi piace, non mi piace, condividete e commentate. Ciao a tutti amici amici, io sono Paolo Paoli News e benvenuti nella nuova puntata di Tessiclone Shop. Oggi parliamo di 44 gatti, chi ha per sé ancora di due, creato da Ingenio Stampi. La serie è iniziata nel 2018 ed è ancora in corso. La serie è italiana. È trasmessa da Rai Yoyo dal 12 novembre 2018 e Rai 2 dal 9 marzo 2020 e su Sky Nick Junior nel 2019. Sono due stagioni con 104 episodi, prodotto dalla Rainbow Comics. E si tratta di una nomina canzone del 1968 con Antoniano di Bologna. E vi consiglio di guardare la puntata pilota dei 44 gatti durante i cartoni dello Zecchino, lo Zecchino d'Oro, i cartoni animati 44 gatti in primo episodio, cioè la puntata pilota dei 44 gatti dove c'è lo Zuzzo, così i 44 gatti studiano per cazzare. Allora, la serie parla dei 44 gattini che vivono nel garage di Nonna Pina. Loro sono i gattini musicisti e suonano dagli altri amici amici di suonare nei concerti e ogni giorno vivono mille avventure e risolvono i problemi e i misteri. E a volte c'è anche un problema quando incontrate Boss, Blister e Scarf. Uccidere? Uccidetevi ragazzi! E così alla fine si sono risolto tutti i problemi in ogni episodio di 44 gatti. Due stagioni, 104 episodi. I personaggi. Lampo è un gattino con il cappello, che c'ha un orecchino, c'ha solo un orecchino. Il gatto con la maglietta, con il disegno del fulmine. Lui vuole pensare in grande come un gatto grande, e lui è un adolescente gatto che fa cose bizzarre. Ehi, sono Lampo, faccio cazzini io, dai. È fidanzato di Milady e Lampo fa cose pazzesche come i altri gatti, fa cose in grande. Poi abbiamo Milady, la gattina, l'unica con i pantaloni, con il completo, con la cagnottella. Lei è la fidanzata di Lampo, che è una ragazza adolescente, ha gli occhiali nella testa di Milady, ha gli occhiali rosa. E spesso lei, oh, quanto sono bella, accetto mio, è una ragazza che vuole essere una modella a tutti gli effetti. E lei è anche un fan di quella gattina spia che non so il nome, e spesso che caccia seme nei guai la gattina Milady che se ne va. Poi abbiamo Pilou, è una piccola gattina di 4 anni, lo so che è amica di Lampo e Milady, ma è una figlia, ricordate. Ha un fiocchettino rosa senza reggiseno, ha solo il gonnellino rosa e ha il fioco rosa. È dolce, sensibile, si fidanza con il cane, quello che non so il nome, di quando ha praticato quello Carlino, e a volte con Baby Pie. Lei è innamorata di cose che è Anna. Lei è molto dolce quando usa il suo pantene. Poi lei è una detective, appare in tutti gli episodi di 44 gatti, e spesso lei è una bambina di 4 anni, e spesso in chiare è la bambina bella.
bionda e dolce e sensibile. Poi abbiamo Polpetta, è uno dei miei personaggi preferiti di 44 gatti. Lui ha la maglietta gialla e le strisce verdi. Lui vuole solamente mangiare, vuole mangiare sempre, vuole pensare a mangiare. Ehi, Polpetta, andiamo al McDonald's a mangiare le patatine del McDonald's? Sì, e lui mangia le patatine del McDonald's, tiene merendero, cose. Oh mamma, che buono! Sei buono, eh? Polpetta, mangi sempre in fretta. Ando anche a mangiare i croccantini dei gatti. Che a te? I gatti, 44 gatti, hanno il potere, che fanno cose, lampo del superfiuto, miletti che invente bugie, più occhi dolci e Polpetta quando brontola il pancino che c'è un problema. Poi abbiamo Nonna Pina, una nonna Pina vecchietta che ha adottato questi gatti, 4 gatti, che ha adottato i 4 gatti. Lei prepara sempre le sue famose tagliatelle. Sono le tagliatelle di Nonna Pina, con energia, effetto vitamina. Mangiate quante con ragù, con la tu, in pieno e venocile che fu. Nonna Pina, una vecchietta di 70 anni che cucina tagliatelle. E anche la nonna, insomma, è fidanzata, è sposata, ma non sappiamo dove è suo marito. C'è anche una nonna anziana con gli occhiali. Oh, che bello! Nonna minchia! Poi abbiamo anche i cattivi. Boss, Blister e Scarb. Sono... Boss è uno dei miei personaggi preferiti. Lui abita nella villa di Winston. Che lui, nella villa di Winston, lui fa cose mitiche! Attento, Buggers! Alla voce di Topolino e Chris McLean. Alla voce di Antonello, quello che ha la voce con Chris McLean, che lui fa così. Ciao Buffy, cazzo! Vuoi fare tutto quello che sai? E i suoi migliori amici, Blister e Scarp, sono gli amici di Boss che sono amici a fare cose da figli. E sono gli assistenti di Boss che fa cose. E Scarb è quello con la cagnottella e lui che è pronto a niente. E Blister è quello nudissimo che non piana niente. In qualche parte, eh? E Boss, miliardario, vuole che anzi sia. Poi abbiamo Winston, che è un inventore di cani robot. Lui odia i Buffy Cats e Nonna Pina non li detesta. Mentre Winston sì che li detesta. Winston sì, che lui vuole intrappolare con le bolle, con i cosi intrappolanti, con i cani robot. Con i cani robot, tanti altri che lui ha ragioni. Gioco dei 44 gatti, non ci possiamo pensare a niente, a cazzare. Poi abbiamo Cosmo, il gatto astronauta che ha la stessa voce di Brian, di Pupalù. E questa marmottola che non so il nome della famiglia Volpitassi è un gatto astronauta che vuole fare cose. Poi abbiamo anche Igor, che è un gatto forzuto. Poi abbiamo Gatto, il gatto di karate, il cane dei 44 gatti, il gatto che non so il nome, che lì. Poi abbiamo una delle mie personaggi preferiti, che è la nipotina di Nonna Pina, non so come si chiama. Poi abbiamo tanti personaggi, una gatta reporter. Poi troviamo Baby Pie, la crocettina.
Pina e tutti i personaggi della serie dei 44 gatti. E Didi, che hanno fatto libri, ovetti, patatine, tutte le cose che fanno. I 44 gatti stanno facendo un successone di sempre, eh? Gli altri personaggi, che sono gatti, cani, la stessa idea, un orangutan, una pappagallina e tutti gli altri personaggi della serie dei 44 gatti che risolvere i problemi. Ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube Paolo Paoli, mettete mi piace o non mi piace, condividete, commentate. E un'altra cosa, se non state apprezzando The Signore Show, cliccate in descrizione per guardare tutte le puntate di The Signore Show stagione 1 per non perdere altre puntate ogni martedì e giovedì. Buffy Cats, 44 gatti, fila per 6, core sto di 2. Ciao a tutti! Nah, fila per 6, core sto di 2. Core sto di 2! Miau! Core sto di 2! Ciao! Ci vediamo alla prossima puntata. Miau!